Non c'è stata ancora alcuna rivendicazione per l'attentato suicida che a Volgograd, nella Russia meridionale, ha fatto 16 morti e 45 feriti. Episodio che aumenta la tensione nel paese a poco più di un mese dalle Olimpiadi invernali di Sochi. La dinamica dell'esplosione avvenuta nell'entrata principale della stazione dei treni alle 12.45 ora locale è ancora incerta. Tra le vittime anche Dmitry Makavkin, agente di 29 anni, che avrebbe isolato dalla folla una persona sospetta, limitando il numero dei morti. Ma proprio i dubbi sull'identità dell'attentatore restano. Secondo una prima ricostruzione, una donna, già ricercata dalle autorità e moglie di un sospetto terrorista ucciso dalle forze dell'ordine. Un uomo, invece, secondo una successiva ricostruzione basata su un video del circuito interno della stazione. Intanto, il presidente Vladimir Putin, che nelle ultime settimane ha moltiplicato i gesti d'apertura in vista delle Olimpiadi di Sochi, ha elevato il livello d'allerta nel paese e incrementato le misure di sicurezza. Ad ottobre, Volgograd, 1.000 chilometri a nord di Sochi, era già stato teatro di un attentato kamikaze.